panoramico Longo Bucco di Scalea, collegati in diretta con gli amici di Tele Diamante per questa 26esima giornata del campionato di eccellenza. Fra poco in campo lo Scalea contro la squadra della città di Acri, mentre stanno scendendo in campo le squadre, ovvero quella degli arbitri capitanata dall'arbitro Caccuri di Reggio Calabria e poi Varamo di Taurianova e Santise di Catanzaro, i collaboratori, con un po' di rumore, di colore finalmente nelle tribune. È stata la settimana delle polemiche lanciate dalla società per un'assenza ingiustificata di pubblico a Longobucco e oggi, con i cancelli aperti e il biglietto gratuito, un po' di persone in più si sono viste, ma è un discorso che va affrontato a 360 gradi per ripartire per la prossima stagione con una programmazione diversa e con delle certezze maggiori per affrontare un campionato importante come quello di eccellenza, massimo campionato regionale, con maggiori certezze, maggiore programmazione e anche ambizioni più importanti. E adesso è buona la seconda e gioca il primo pallone l'Acri, lo sposta sulla destra con il lancio lungo alle spalle di Arcuri, che però va a chiudere aiutato anche da Kemi, che lascia sfidare in fallo di fondo. De Luca su Santa Maria, che rientra, va dentro col pallone gestito dal numero 7 Le Piane, che prova a girarsi, va al cross, secondo palo, occhio al colpo di testa in controtempo, deve metterla fuori Kemi. Primo pericolo della partita per la formazione biancostellata, lo porta Le Piane con il cross sul secondo palo. La difesa dello Scalea si rifugia in calcio d'angolo a ricevere palla. Bruzzese si fa rubare un brutto pallone dal numero 7 Le Piane. Poi Caruso si gira bene, Caruso dentro per Sanna, ma solo Sanna contro il portiere, Sanna la finta, Sanna e si fa parare in tiro, poi Frucci e la palla in rete. Lo Scalea sblocca al terzo minuto, ha segnato Giuseppe Frucci, 1-0 per lo Scalea. Ripartenza bruciante degli uomini di Gregorace, difesa molto alta dell'Acri, Caruso viene incontro, lancia nello spazio Sanna, che non è freddo nel battere il portiere Calderaro, c'è Frucci però che recupera il pallone sulla ribattuta e lo deposita in rete con freddezza. Terzo minuto, 1-0 per lo Scalea, ha segnato Giuseppe Frucci. Un po' spregiudicata la difesa altissima dell'Acri e lo Scalea ha punito alla prima occasione. Di nuovo il lancio lungo, il vento rallenta la palla, favorisce il colpo di testa basso di Arcuri, che però regala palla a Santa Maria. A destra adesso con Mazzei, buona la finta, arriva il tiro di Mazzei, esterno della rete, e palla che si perde sul fondo. Buona iniziativa del numero 11 dell'Acri, che però non trova la porta, che ora gli va a dare il 5 per incoraggiare Santa, un po' forse demoralizzato dal gol che ha mancato. Ora ci prova Sanna, che tiro! Grande conclusione di Sanna, improvvisa, bella parata di Calderaro, lampo dell'argentino che ha chiamato il portiere a un ottimo intervento al 17esimo e questo va sicuramente annotato. Anticipo di Brandi, ora ci mette molta grinta l'Acri, occhio a Gao, usato per provare anche il tiro, sposato, lo prova, Calandra ci arriva e mette in calcio d'angolo. Finora partita di grande attenzione per lo Scalea, centralmente per Le Piane, di prima per il Mancino che si è spostato in mezzo, palla larga per Mazzei, spazio per Mazzei che stavolta non trova la porta, occasione ghiottissima per l'Acri al 33esimo, appoggia per Pucci sulla sinistra, arriva il cross in mezzo dove c'è Kemi che scivola al volo Gaudio, anzi era Santa Maria, con tranquillità Calandra al centro della porta, poi Mancino, poi Gaudio, poi Mancino, poi Frucci, poi Caruso, può partire, 2 contro 2, 2 contro 3, Sanna gli va alle spalle, Caruso, Frucci nello spazio, Frucci prova il tiro, giusta la scelta di Frucci che però era sbilanciato e non è riuscito a trovare lo specchio della porta
ma su quella situazione lo Scalea poteva far male. Arriva il pallone in mezzo, secondo palo, pallone che sfila, non c'è il VAR. Kenny va a dire qualcosa a Santa Maria e sicuramente non era un apprezzamento, ma intanto si va a riposo. 1-0 per lo Scalea, finora la decide Frucci col gol al terzo minuto. Scalea che ha tenuto bene il campo, ha rischiato anche in un paio di occasioni il gol del 2-0 per le ripartenze. Una bellissima parata da segnalare di Calandra al 24esimo su Sposato. 1-0 per lo Scalea quindi in questo primo tempo. Noi ci risentiamo per i secondi 45 minuti. Lo Scalea adesso è praticamente a 40 punti insieme all'Agri, che è una partita da recuperare, e poi avrà la trasferta col Gallico, la partita in casa con il Soriano, la trasferta con la Paolana e l'ultima in casa contro il Roccella, per cui sognare è lecito, ma prima bisogna chiudere questa partita, vincere questa partita. Ci sono ancora 45 minuti più recupero che sono appena iniziati. Si butta Pucci nello spazio, ancora Gaudio col sinistro, tutto mancino, il numero 10 scambia con Santa Maria che è venuto incontro, poi Pucci cerca ancora dentro, il pallone per Mancino che va giù, calcio di rigore. Rigore per Lacri, fallo su Mancino. L'arbitro non ha avuto dubbi sulla palla, sembra andare l'ex Le Piane, neanche una dose di coraggio non indifferente per il numero 7 che parte adesso. Arriva la conclusione, la para Calandra, la blocca Antonino Calandra sulla sua destra, dice di no all'Acri e rimette e lascia la partita sull'1-0. Intervento prodigioso di Calandra che indovina l'angolo, pallone calciato forte, forse non troppo angolato, Le Piane sbaglia il rigore, Calandra lo para, mettetela come volete, ma comunque rimane 1-0. Rilancio di Calandra, Bertini controlla con la coscia, poi Sposato, anticipato da Grosso, Grosso pensa al tiro, lo prova Grosso e la palla non va lontana dalla porta di Calderano, che era sembrato battuto. Adesso con le mani che sarà battuta da Mancino per Gaudio, controllo col sinistro, uno sguardo in mezzo, poi il cross che arriva, Calandra la smaraccia, poi Arcuri con la spalla, tutto ok per l'arbitro, poi Calandra. Dodicesimo, 1-0 per lo Scalea. Gol al terzo minuto del primo tempo di Frucci, parato il rigore da Calandra al terzo della ripresa, e Lacri che ancora è sotto, ora il cronometro è a favore della squadra di casa che va dalla bandierina con Bruzzese. Vediamo salire tutti i difensori per provare ad insaccare il cross, e arriva il gol del 2-0, lo segna il barone Giovanni Caruso. 2-0 per lo Scalea, d'azione d'angolo, dodicesimo, lo Scalea passa con Caruso e la partita adesso si mette davvero in salita per l'Acri. Se lo sono dimenticato nel cuore dell'area Giovanni Caruso, che è andato a spingere in rete di testa, facile facile. 2-0 al dodicesimo, ha segnato Caruso, questa volta sì Giovanni, non Simone, ma va bene lo stesso. Mancino cerca Frucci, Frucci contro Brandi, lo supera, c'è il ritorno di Bertini, il pallone che passa, che rischio di Bertini, c'era Saino alle sue spalle. Scala Capitale, palla dentro di Mancino,
di Le Piane, occhio ancora a Mancino che va giù, ha rischiato qualcosina Kenny, Arcuri va a dire qualcosa, si infiammano un po' gli animi. Gestita male da Gaudio nel tocco, ora sale Bertini, prova ancora ad andare lungo, si coordina De Luca di testa, la mette però sui piedi di Proto, anzi è Pucci che va al tiro, sicuro Calandra. Santa Maria, arriva il cross di Stornaiolo, secondo palo, non benissimo Calandra che poi recupera, palla che resta lì. E Santa Maria viene chiuso in angolo ancora da un monumentale Chemi. Ha giocato una grande partita difensiva. Brandi a sinistra, c'è Mancino, anzi è Proto che va al cross basso, si trova la palla sui piedi di Santa Maria, prova a coordinarsi per il tiro a giro, la spinge in angolo Antonino Calandra. Ancora un intervento significativo del portiere. Col sinistro allarga verso Mancino, controllo del numero 3, si fa vedere Stornaiolo, Arcuri prova a tenerlo, arriva il cross, c'è Chemi, Stornaiolo, controllo, poi il tiro col sinistro, palla larga, Caruso la spinge in avanti, scatta Fruci che va in avanti per Chiacchio, calcia anziché servire Caruso che rimprovera il numero 20. Caruso la può portare alla bandierina, manda al bar Bertini, ancora Caruso, messo giù, tutto ok? No, punizione, è giallo per Bertini, ma quel che è ormai praticamente certo, porta a casa i 3 punti che lo proiettano a 40 in classifica. Ma Caruso con la barba al palo, ma l'arbitro dice che va bene così, lo Scalea batte Lacri 2-0, il gol di Fruci al terzo del primo tempo e di Caruso al 12° della ripresa, una vittoria meritata, voluta, giocata la partita con grande grinta, grande determinazione, grande intelligenza da parte dei giocatori dello Scalea, con un Calandra sugli scudi, perché parare il rigore al terzo del secondo tempo sull'1-0 in favore dello Scalea ha significato dare grande tranquillità alla squadra e anche psicologicamente mettere la partita verso i binari della vittoria, con l'immagine dei ragazzi che vanno a salutare la tribuna ringraziando Telediamante e Alfredo Pagano per le riprese, ricordando il 2-0 finale tra Scalea e Acri. Gaetano Bruno vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla prossima. Che vittoria è stata, mister, questa? Della consapevolezza, della maturità, della spregiudicatezza, della capacità di leggere i tempi della partita? È stata una partita, oggi mi è piaciuto perché è stata una partita intelligente. Intelligente perché sapevamo il potenziale dell'Acri, ma sapevamo pure le nostre pecche. E abbiamo fatto una partita attenta, corta, a lasciare pochi spazi e cercare di nelle ripartenze fargli male. È stata preparata così perché sapevamo la forza dell'avversario, ma soprattutto il momento che stiamo attraversando noi, soprattutto questa partita di domenica oggi contro l'Acri, che avevamo 3-4 giocatori fuori, quindi era un po' difficile, però veramente devo fare un plauso a questi ragazzi che stanno veramente buttando il cuore oltre l'ostacolo, stanno durante la settimana, lavorano tanto e si stanno vedendo i risultati e dopo si è raggiunto un po' di maturità. E adesso c'è anche forse un po' di quella leggerezza che serve per stare, diciamo, nelle zone alte, perché quando magari hai troppa pressione, troppe aspettative, rischi, come è successo magari oggi all'Acri, di steccare delle partite. Invece oggi sembrava uno Scalea che non aveva la preoccupazione del risultato e forse così si possono raggiungere anche dei traguardi, non dico isperati, ma magari che non erano quelli che potevano pensarsi 3-4 settimane fa. Sì, guarda, io settimane ragazzi dicevo divertiamoci, è la prima volta che lo dico, non è da me, però io
perché quella pressione che, come dici tu, nelle partite precedenti ci avevano addosso, perché sapevano la classifica che era un po' corta e dovevamo per forza fare i punti, e ci ha messo in difficoltà alcune partite. Però oggi è stata quella partita che ho detto divertiamoci, facciamo questo tipo di gioco senza essere eccessivi nel buttarci avanti e rischiare di prendere gol. È la maturità, e più ci lavori, questi ragazzi hanno voglia di rimettersi in mostra, hanno voglia di dimostrare, come dicevi pure tu, non ci dimentichiamo che alla quinta giornata Gaetano eravamo penultimi, ma col lavoro, col sacrificio, e devo dire che va fatto solo un plauso a questi ragazzi, alla società che è sempre vicina a noi, a tutti voi addetti ai lavori, perché sinceramente siete sempre presenti. Senti, è stata una settimana un po' particolare con i cancelli aperti, oggi la gente insomma c'è stata. Ora sembra un po' di rivivere quelle scene dei film, no? Degli anni 80-90, c'è quasi il rischio di fare i playoff, come se magari la società dicesse aspetta un attimo Saverio, forse è meglio non farli per non allungare la stagione, una battuta per dire che si può arrivare a un traguardo che forse non ci si aspettava e che si può giocare con leggerezza. Sì, sì, è vero, questa decisione della società penso che, ma nessuno me ne voglia oppure nemmeno per la società, perché ha voluto fare una scelta, penso che per cercare di invitare la persona di Scalea di vivere la domenica la propria squadra del proprio paese, non era provocatoria e oggi si è vista una grande tifoseria e quindi siamo contenti di questo. Certo, se vengono i playoff ci divertiamo, cerchiamo di giocarci, se non dovesse venire, come hai detto tu, abbiamo fatto un grande campionato, siamo contenti di quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo, ma continueremo a farlo fino alla fine, quindi non molliamo nulla, cerchiamo di divertirci domenica dopo domenica. E dare fastidio magari a chi pensa in grande, però si trova davanti uno Scalea giovane, sbarazzino, con voglia di giocare e anche di vincere partite difficili come questa. Sì, 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 ma noi dobbiamo continuare su questa strada, è la strada giusta. Ci giochiamo le partite ogni domenica, come giusto per col sorriso sulle labbra finalmente, perché questa settimana dopo tanti mesi di sacrifici abbiamo fatto la prima settimana con poche tensioni e tanti sorrisi, e questo ci ha giovato e cerchiamo di continuare così. Mister, la potremmo analizzare sugli episodi, un gol al terzo minuto con la squadra forse troppo alta, un rigore sbagliato al terzo della ripresa, però ti chiedo che cosa è stato di sbagliato come atteggiamento della tua squadra di questa partita, se c'è stato qualcosa di sbagliato. No, penso di sbagliato niente, perché alla fine noi siamo una squadra aggressiva, siamo una squadra che va a pressare alto, siamo una squadra che crea, e abbiamo creato pure oggi. Sapevamo che di fronte avevamo una signora squadra dove i risultati nel girone di ritorno erano quelli che è solo dietro a Locri in casa per quanto riguarda le partite casalinghe, quindi avevamo il massimo rispetto di questa squadra. Purtroppo prendi i gol appena inizia la partita, ed eravamo pure partiti bene perché le prime insidie le avevamo create noi, e ti trovo a fare totalmente un'altra partita. Secondo tempo siamo scesi di nuovo aggressivi e convinti di poterla pareggiare, infatti abbiamo creato l'occasione del rigore. Purtroppo gli episodi sono andati a nostro sfavore, però la squadra tutto sommato, sia per il percorso che sta facendo, sia per la partita che ha fatto pure oggi, non mi è dispiaciuta. Certo, bisogna migliorare sugli errori. E ora c'è il recupero e poi ci sono quattro partite che, se vogliamo parlare di playoff, sono quattro finali, perché comunque la classifica, da quello che ho visto di sfuggita adesso, è di nuovo molto corta. Sì, abbiamo il recupero mercoledì, intanto bisogna trovare le forze e recuperare più persone possibile, qualcuno oggi l'avevo fuori. Non penso che ne recupera uno soltanto, che è Crispino, che era fuori per squalifica, però nulla toglie che le partite bisogna giocarle al massimo delle nostre forze come stiamo facendo, e poi quello che verrà verrà. C'è un rammarico particolare per la partita di oggi, oppure l'avevi immaginata di giocare così? È solo il gol al terzo minuto che un po' vi ha spiazzato? Ma il rammarico è quello che magari stiamo cercando di eliminare l'errore che facevamo nella fase iniziale del campionato. Cosa che avevamo cancellato in questa seconda parte. La squadra sta facendo un percorso netto, posso rimproverare poco e non posso stare lì magari
a pensare quello che poteva essere. L'errore va accettato, l'episodio va accettato, magari qualche volta sarà pure a nostro favore, ci mancherebbe altro. Però ripeto, io sono felice di quello che ha fatto la squadra, perché comunque ha creato gioco, è stata pericolosa, è stata tenuta bene il campo. E poi c'è sempre l'avversario, non è che si gioca da soli.